quando uno pensa ai ritratti, pensa a un ritratto dipinto a mano, fatto così al momento, anche magari a volte per strada, succede che ci sono questi bravi artisti. In realtà anche un fotografo, un vero e proprio artista, fa dei ritratti, perché alcuni tipi di fotografia sono definiti ritratti. Ne parleremo insieme ad un fotografo, lui si chiama Julian Sheu, è qui con noi. Ciao Julian, benvenuto. Ben trovati, buongiorno. Ciao, allora, sei un fotografo, da quanto tempo fai questo lavoro e se è iniziato come una passione e poi hai deciso di farlo diventare un lavoro? Allora, per me non è un lavoro, è solo una passione che ho. Quindi è un hobby. E ce l'ho da piccolo, diciamo, da sempre. Da sempre, poi è comunque studiato anche o è comunque rimasta una passione... ferma lì, nel senso che nel tempo libero è una passione e studio per conto mio, con delle cose trovate così, non è solo una passione, E una passione, hai deciso di concentrarla sulle fotografie con i ritratti. In genere I ritratti, perché mi piace accogliere l'attimo, l'espressione delle persone, il viso, gli occhi parlano molto, e quindi mi piace quel genere di fotografia. Qualsiasi posto in cui ti trovi, quindi scatti una fotografia o hai delle persone o comunque sia uno studio, dove vengono? Ho delle persone che vogliono essere fotografati, però nella mente mia io faccio le foto tutto il giorno praticamente, vedo una persona, uno sguardo bello, il momento espressivo di questa persona, quindi... Hai detto una cosa e mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, che è vero, nel senso che noi in un certo senso siamo delle macchinette fotografiche, perché visivamente scattiamo foto in qualsiasi momento, cioè... Certo, come il cervello umano, è come una macchina fotografica, vede una cosa bella e lo memorizza. Lo memorizza, lo scatta, la memoria fotografica. E invece effettivamente poi con una macchinetta fotografica si può fermare l'attimo, cogliere quello l'attimo, cogliere strumento. Il momento. Sì. Una delle foto in questi anni più belle che hai scattato, e quando l'hai scattata ogni volta che la guardi, insomma, ti dà quando emozione. Quando non l'ho scattata, praticamente ho visto una bambina con degli occhi stupendi, però purtroppo non avevo la macchina fotografica e quella foto sta nella mia mente. Queste però sono le cose che dici. È un attimo perso. Sì, perché dici, e adesso dove la riprendi? Magari succederà tra qualche anno, incontrerai questa bambina e dici magari, no, guarda. Però sarà cresciuta, forse la differenza è quella. Magari la incontrerai cresciuta e dici, come faccio a fare la fotografia? Puoi tornare bambina e devo farti la fotografia. Io non sono riuscita a fartela da piccola. Invece, quindi tutte queste tue fotografie rimangono come hobby, quindi anche molto spesso i tuoi amici ti chiedono di essere fotografati? Sì. I miei amici vedono le foto, alcuni gli piace di essere fotografati, alcuni no, però molti miei amici... Dai Giulia, non voglio essere fotografata! così le donne, cioè, comunque ci sono quelle estremamente patite per i selfie o delle foto, quindi si mettono in posa, tu non stai fotografando loro, ma loro comunque si mettono in posa. Diciamo che a tempo d'oggi molte persone fanno i selfie, però diciamo io sono un po' anti-selfie. Perché il bello è cogliere proprio l'attimo, invece il selfie stai già in posa, fai mille prove e poi tu vedi scorri le bacheche, tutte le stesse foto, gente dai 10 ai 70 anni con poi questa c'è. Bocca a culo di gallina, eccolo. È una cosa incredibile. Invece la fotografia è bella, cioè fotografia fatta bene, insomma, con una macchinetta fotografica, certo. Vera, perché racconta tanto, soprattutto l'espressione che poi si riesce a cogliere in una vera fotografia, quindi anche il fatto che non per forza sia in posa la persona, certo. E trovare l'attimo proprio con lo sguardo, come quando ti vedono, prendere, cioè, il significato di quello che dicono proprio gli occhi di quella persona in quel momento. Eh sì, perché se ti metti in posa poi comunque risulti, cioè non risulti naturale, quindi anche certo. Io quando mi metto in posa, quando faccio le foto, faccio delle espressioni, poi sembra che ti senti chissà chi e poi in realtà vai a vedere la foto e la tutta foto un'altra non realtà è, non è quello che si pensava. Esatto, invece cogliere l'attimo, quindi scattare anche cioè quindi il fotografo che riesce a cogliere l'attimo anche quel momento e fai un'espressione che magari non volevi fare, però riesci poi a certo. Cioè diventa una bella fotografia naturale, bella.
c'è qualche, le tue fotografie sono solamente sui social oppure in questi anni, nonostante sia semplicemente una passione, hai, le hai messe da qualche parte, fatto qualche mostra, qualche io evento? Io diciamo che ho iniziato tanti anni fa facendo le foto e tenendoli su un mio sito personale, però poi con lo sviluppo dei social, insomma, molte foto si trovano nei social. Quindi poi molte però le hai stampate, ce le hai a casa? Molte le ho stampate, ce le ho a casa, quelle più belle sì. È questo che si è perso un po', il fatto di stampare la foto. Invece quando si stampa una bella foto, anche si fa l'ingrandimento. Una volta la cosa bella della stampa è fare l'ingrandimento. È vero. E adesso con i social è tutto più social. Siamo tutti più social, ci sono i lati positivi, i negativi. Sicuramente farsi fare le foto da un professionista, questo rimane comunque la cosa più importante, perché non è la stessa cosa che scattare, insomma, una fotografia dal cellulare. Allora, se volete vedere le foto di Julian potete andare sul sito che già ha nominato, però lo trovate facilmente perché lo trovate con il suo nome, www.julian, scritto con la Julian, scritto così, .com, altrimenti lo trovate con la pagina Facebook Julian Sheu, sì. Scritto SHEHU. Lo dico perfetto. Per chi già sarà, oddio, dove come si scrive? Ve l'ho detto, non è avete un po' scuse. Complicato, dire la verità. Non avete scuse, vabbè, ma anche tanti cognomi italiani, guarda, tante volte è difficile, io mi ricordo, oppure te li scordi, insomma, non ti preoccupare. Quindi c'è anche una mail, ma se volessero te come fotografo, comunque è possibile contattarti. Mi possono contattare su Facebook, sulla mail. Quindi potete farlo, se stavate cercando un professionista, Julian fa il caso vostro. Julian, io ti ringrazio per essere stato qui, c'è qualcuno che vuoi salutare? Ringrazio voi che mi avete dato la possibilità di stare qua e poi auguro a tutti i fotografi buona luce. Già, il buona luce, smarmellate un saluto, po', come dice diciamo. Qualcuno. E io colgo l'occasione anche per ringraziare System Fitness che ci ospita e siamo qui. Grazie Julian Sheu per essere Grazie stato con noi.